ha vinto questo festival, i primi tre posti, assegneremo i tre trofei da parte del sindaco Pipione, dell'assessore Cassini e poi i due cavalli messi in palio in omaggio dall'Unire, c'è un galoppatore e un trottatore. Quindi qualche minuto ancora e sapremo finalmente a chi spetta la palma di questo festival 1987. A più tardi. Arriva Sole Gocce per i tuoi piatti. Nuovo Sole Gocce, formula sgrassante al limone concentrato. Ah, concentrato! E bastano poche gocce, ma ti sfido a vincere contro il rossetto. Nuovo Sole Gocce, speciale formula sgrassante al limone concentrato. Ehi, bravo! Sole Gocce, vince ogni sfida con poche gocce. Ciao, il regalo? Sì, ieri. Sono magnifiche. Sei sempre stupendo. Si dice vero, rosse come l'amore. Regala ciliegie Fabbri al liquore. Si ricorderanno certamente di te. Your black jack, sir. Malt or blended, sir? Malt, Edward, please. Black jack malt, sir. Your whiskey. Black jack, malto e blended. Whisky di sangue blu. Invecchiato e imbottigliato in Scozia. Renault Super 5, benzina e diesel, 48 rate a partire da 203.000 lire. Renault Super 5 è più di un flirt. Renault Super 5 è più di un flirt. Ugo Tognazzi presenta... Ricetta per un dopocena romantico, occorrente. Una ragazza romantica, un pianista ispirato, un compito maggiordomo, una bottiglia di Chino Martini. Far scivolare sul ghiaccio due dita di Chino Martini, quindi allontanare il maggiordomo. Eclissare il pianista, avvicinare i bicchieri e buona china. Chino Martini, piace perché è buona, piace perché... E Martini? Silvana! No. Tu una storia imprevedibile. Nel gorgo del peccato. È un giallo? Comunque quella non è la pistola del delitto. Silvana, io ti amo. Un melodramma? Arturo, non devi dire certe cose. Il remo, dammi il remo! Sì! Ma che fai? Subito. Sbrigati! Un film comico? O piuttosto una telenovela? Scopritelo voi. Se dici così mi fai soffrire, lo sai. Ma no, Gloria, io voglio soltanto Gloria, che tu sia io felice. Io voglio soltanto farti felice. Ah, felice. Ah, se solo potessimo. Nel gorgo del peccato. Un film in due parti con Edwige Fenech, Gastone Moschin, Jean-Pierre Cassel, Yorgo Voyagis. Per la regia di Andrea e Antonio Frazzi. Domenica alle 20.30, Rai 1. Ogni componente della Golf rappresenta il meglio della tecnica, della tecnologia, della qualità, per darvi il meglio. Lo garantisce un marchio, Volkswagen. Volkswagen, c'è da fidarsi. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro della vita, di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere.
da sognare, da godere. Questa Milano da bere. Un rimedio per i problemi di stitichezza, indicato anche per chi soffre di emorroidi, di raga di anali e colon irritabile. Planten Serono, regolatore naturale ed efficace anche per i diabetici e gli anziani. Planten Serono. Leggere attentamente le avvertenze. Buono, eh? Cagnaccio, non si morde! Sono tesolato. Ah, sì, è una gioia. Un aperitivo. Grazie. Un San Pellegrino Bitter. Due San Bitter. San Bitter? Oui, San Pellegrino Bitter e San Bitter, se più facile. È vero, è più facile. Prego, un olive e un San Bitter e senti cantare gli angeli. Mario, un San Pellegrino Bitter. San Bitter, se più facile. Gambari gira al ritmo del tuo tempo. Oh, Gambari gira sempre insieme a te. Oh, oh, oh. Gambari gira al ritmo del tuo tempo. Hai visto chi c'è sulla Y10? Ehi, guarda chi è! Sì, ma non assomiglia! Ma quello è... Hai visto chi c'è sulla Y10? Buonasera, proprio nella serata finale del Festival di Sanremo il mondo della canzone è stato colpito da un grave lutto. Claudio Villa, per decenni il reuccio della canzone italiana, è morto alle 22 nell'ospedale di Padova. Il popolare cantante era stato operato il 27 gennaio al cuore e gli erano stati innestati 4 bypass. Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Claudio Villa è entrato in coma per un improvviso attacco di pancreatite acuta. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari per rianimare il cantante, che fino a pochi minuti prima di entrare in coma aveva conversato con i familiari. Il cantante si era apparentemente ripreso dopo il difficile intervento, ma i medici non avevano mai sciolto la prognosi. Claudio Villa era nato a Roma nel 1926 e la sua carriera si lega alla storia stessa della canzone italiana del dopoguerra. Nel suo repertorio ci sono decine di motivi che hanno fatto il giro del mondo. Claudio Villa, è bene ricordarlo, proprio questa sera vinse ben 4 edizioni del Festival di Sanremo. E passiamo alle notizie dall'estero. Terry White, l'inviato della Chiesa Anglicana, rapito a Beirut mentre stava trattando la liberazione degli ostaggi americani sequestrati dagli estremisti islamici libanesi, sarebbe stato liberato questa sera. La notizia è stata data da 2 emittenti libanesi, la Voce della Patria Sunnita e la Voce del Libano Cristiana. Per quanto i giornalisti abbiano cercato di avere conferma dell'informazione, non c'è stata alcuna fonte ufficiale in grado di dare un riscontro positivo. All'albergo dove Terry White risiedeva prima di essere rapito, hanno detto che non era tornato. Anche la Chiesa Anglicana a Londra ha detto che non ha possibilità di confermare la notizia. Stasera a Beirut era corso un certo ottimismo per la sorte del negoziatore britannico dopo che il leader sciita libanese Berry aveva detto di essere sicuro che White sarebbe stato liberato in poche ore. L'unica cosa certa quindi sulla vicenda è l'impegno che drusi e sciiti di Amal sembrano aver preso stasera per risolvere la vicenda del rapimento di White. E torniamo in Italia. Dino Marteddu e Giorgio Marchiò, i 2 tecnici italiani che furono rapiti il 27 dicembre scorso in Etiopia, sono tornati nel pomeriggio in Italia e sono ormai nelle loro case, dove hanno riabbracciato i familiari. L'aereo che ha riportato i nostri 2 connazionali da Khartoum, capitale del Sudan, è atterrato poco dopo le 18 all'aeroporto romano di Ciampino. Subito dopo, la gioia e la commozione hanno preso il sopravvento. Fra una folla di fotografi e giornalisti che li attendevano sotto la scaletta dell'aereo, Marteddu e Marchiò hanno trovato i loro cari. Sono stati 42 giorni di angoscia fra un alternarsi di speranze e timori. I 2 italiani comunque sono in perfette condizioni fisiche ed hanno raccontato di essere stati trattati bene. Soddisfatto anche il sottosegretario Forte, responsabile del Fondo Aiuti Italiani al Terzo Mondo, che è rimasto per alcuni giorni a Khartoum
per sbloccare la fase finale della trattativa con i guerriglieri che avevano rapito i due italiani e gli 8 lavoratori etiopi impegnati nel cantiere della ditta romana Salini. Si va verso una soluzione dell'avvertenza della sanità. Per lunedì è prevista la firma dell'accordo fra la parte pubblica e i sindacati confederali del settore. Il governo si presenterà con una proposta ultimativa, prendere o lasciare, e si prevede che CGIL, CISL e UIL accetteranno l'offerta. Resta l'incognita dell'atteggiamento dei sindacati autonomi dei medici che ieri hanno interrotto la trattativa. Giornata di forte tensione nel porto di Genova dopo la decisione del commissariamento da parte del presidente del consorzio del porto. I 3.200 portuali sono subito entrati in agitazione proclamando il blocco degli straordinari per 2 giorni. Lunedì, nel corso di un'assemblea generale, saranno decisi altri scioperi. La CGIL ha fortemente criticato la decisione del commissariamento e i lavoratori portuali di questa confederazione hanno deciso 2 ore di sciopero a livello nazionale. I comunisti tornano a sfidare i socialisti sull'alternativa, sulla riunificazione della sinistra. E Achille Occhetto, numero 2 del PC, che qui a Modena, alla Conferenza Nazionale dei Giovani Comunisti, che si concluderà domani dopo 3 giorni di acceso dibattito con l'elezione della nuova direzione, ripropone un profondo rinnovamento delle idee della sinistra e la creazione di una nuova forza riformatrice, una vera e propria costituente programmatica, in grado di dire come e con quali riforme affrontare la realtà. Per vincere la crisi, dice Occhetto, per vincere la conservazione, la vecchia sinistra non è più sufficiente. E neppure è sufficiente l'idea fondamentale del documento congressuale del PSI, ossia che la riforma è la presidenza socialista, che il Presidente della Repubblica deve essere eletto dal popolo. Una simile visione, dice Occhetto, fa parte di riforme dell'Ottocento, non del 2000, come chiedono le nuove generazioni. Si può andare al di là di questa cultura ottocentesca, ritiene Occhetto, se si inserisce effettivamente il movimento riformatore nella realtà di una società complessa come quella di oggi. E l'obiettivo è realizzabile, dice ancora Occhetto, sempre rivolto al PSI, solo su basi programmatiche precise, sulla base cioè di un progetto di società e di risoluzione delle grandi questioni sociali, economiche e istituzionali. Soltanto a queste condizioni può ritornare, secondo Occhetto, l'ora della sinistra. Bene, si conclude qui questa breve edizione del TG1 della notte. Restituiamo la linea a Sanremo per la proclamazione dei vincitori. Grazie per l'attenzione, buonanotte, vi lasciamo alle previsioni del tempo. A tutti buonasera. Un flash di informazione meteo fra una canzone e l'altra, giusto per annunciarvi che il tempo è bello, sì, qui vedete già in onda l'immagine da satellite, è passata oggi una perturbazione e dietro di sé lascia subito il sereno che si propone per il nord, poi per il centro e così sarà anche per il sud. Vedete, l'alta pressione si spinge da ovest verso la penisola italiana, la 3 se ne va, dunque l'abbiamo detto, vediamo le previsioni, una bella domenica con cielo sereno, limitazione della visibilità in pianura padana durante le ore più fredde, le ultime incertezze qui giù sulle estreme regioni meridionali, sulla Sicilia, ma poi anche qui migliora, in serata viceversa aumento della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali. I venti da nord, la temperatura scende un pochino, i mari mossi quelli a sud e l'Adriatico centrale, gli altri poco mossi. Grazie, arrivederci. Finale per poi cedere la linea al Palarock, anzi Massarini preparati, poi chiacchiereremo un po' prima di partire con le tue attrazioni. Voi sapete che ai vincitori di Sanremo, al primo e al secondo, vanno 2 omaggi graditissimi che danno utili, cioè 2 cavalli da parte dell'Unire, Unione Nazionale Incremento Razze Equine. Vi faccio vedere adesso i 2 cavalli che sono in palio per questo Sanremo 87. Si tratta di un trottatore, adesso vedrete le immagini, un trottatore e poi un galoppatore. Ecco il trottatore, è un friulano, si chiama Maschio Baio, nato nell'83, ha disputato 23 corse, 7 vittorie e 10 piazzamenti, quindi un cavallo, un bellissimo cavallo, il valore di 40 milioni, mi pare, 40-50 milioni.
friulano si chiama, e adesso dal trotto passiamo al galoppo. Si chiama Private Avrice, questo cavallo è un maschio sauro, vedete adesso le immagini, maschio sauro, nato nell'84, eccolo, ha disputato 6 corse con una vittoria e 3 secondi posti e 1° posto, anche questo vale 50 milioni, poi se lo contenderanno, se lo sorteggeranno il primo e il secondo arrivato qui a Sanremo. E a questo punto, amici, il momento più emozionante e elettrizzante di ogni gara, quando si conoscono i risultati e i piazzamenti. Quindi invito i nostri tecnici a far discendere ancora una volta il tabellone Totip. Tabellone Totip, e sapremo i risultati. Il Totip ha battuto ogni record di incasso per quanto riguarda questa settimana. Il montepremi è elevatissimo, superiore di molto ai 3 miliardi, quindi quote alte, e in più assegnazione di 50 milioni in gettoni d'oro e poi 4 Fiat Duna e impianti di videoregistrazione. Inquadriamo il nostro tabellone. Ecco il tabellone inquadrato. Abbiamo un 5° posto, 6° posto, anzi, un ottimo piazzamento per Marcella, con tanti auguri, 1.833.606 voti. Signori, io vi invito un momento a riflettere. Avere 1.800.000, cioè 2 milioni di preferenze, è una cosa importantissima, non è un risultato da poco. 2 milioni di preferenze, 2 milioni di persone che hanno votato la canzone di Marcella, significa un'attestazione di simpatia nei confronti della canzone e dell'interprete veramente eccezionali. 2 milioni di voti per Marcella. Un 5° posto, 2.113.000 voti, 446, per Peppino Di Capri e il suo Sognatore. Canzone scritta da Toto Cutugno, che quindi piazza un bel 5° posto a Sanremo e poi laurea honoris causa, conferma dopo secoli di permanenza nel mondo della canzone per Peppino Di Capri. Via Peppino. Questa è una bella vittoria per Peppino, una grande cosa. Questo Peppino, io ho detto sempre, la coerenza, questo musicista, questo cantante, non ha mai tradito il suo pubblico e il pubblico lo ha ripagato dandogli 2.113.446 voti. Un grande ritorno a Sanremo, quello di Fausto Leali. Ha scritto Marco Mangiarotti sul Giorno, questo Fausto Leali, che ha 2 bicipiti per tonsille e un cuore grande così. È stato un grande ritorno quello di Fausto, con la sua voce prepotente, la sua rabbia di cantare, e ha avuto 2.390.316 voti. La canzone Io Amo. Io Amo, un altro grande successo di Toto Cutugno, un'altra canzone di Toto Cutugno che piazza quindi 1° e 1/4° posto. E veniamo adesso alla terza in classifica. Speriamo che il Totip mi mandi sul display i dati. 4.415.396, Nostalgia Canaglia, Albano e Romina Power. Anche qui una grande conferma, un grande successo per questa coppia, per Romina Power e per Albano. Nostalgia Canaglia, che ti prende proprio quando. Un grande successo per questi artisti, per questa coppia che è amata perché si amano. Voi vi amate perché so siete amati. Perché abbiamo fatto il secondo con Felicità, il primo con Ci Sarà e adesso il terzo. Benissimo, primo, secondo e terzo. Nostalgia Canaglia, composta alle Canarie, un'ispirazione felice, raccontava l'altro giorno Albano,
sei corso a cercare un registratore per trovare l'elemento tecnico per fissare la tua ispirazione. Una corsa a 150 all'ora. E ce l'hai fatta, hai fatto bene, perché ci hai regalato una canzone melodica come quelle che piacciono alla grande massa del pubblico, quel pubblico che vi ha dato 4.415.396 voti. Grazie pubblico. Grazie. Ecco, lo devi dire Albano, lo devi dire. Grazie pubblico. Io vorrei baciarli tutti quanti, ma non posso. Vieni, avvicinati, vieni. Pubblico! Grazie. E a questo punto agli auguri per questa canzone si sommano gli auguri più sinceri per un altro fatto, un avvenimento che a casa di Albano è di casa, nel senso che succede ogni anno, ma che comunque è sempre un lieto, bellissimo evento. Mi auguro che il nuovo arrivato, la nuova arrivata, renda ancora più gioiosa questa casa di Cellino San Marco, dove io sono stato più volte e dove si respira un'aria pulita. Grazie. Grazie. Voi non potete sapere quanto... Anche lui? Canta anche lui? No, io posso mettere una mano, sai perché lo faccio? Nella speranza che mi porti bene a me. Bene, vedrai. Casomai Pippo ti posso sempre dare una buona ricetta. Allora veniamo al secondo posto. Secondo posto per un cantante italiano, per un autore internazionale, un autore che ha dato tante soddisfazioni alla musica leggera italiana perché ha ceduto le sue melodie a chi ne ha approfittato per conquistare il mercato. Figli, Toto Cutugno. Della guerra, si chiese giù per terra, un tetto fatto di stelle. 5.299.344 voti. Grazie. Una tua affermazione personale, Toto. Tripla affermazione, io amo con Fausto Leali, Il Sognatore con Peppino Di Capri, Figli con la tua voce, Puoi essere solo di Sanremo e la tua casa. Io vi ringrazio, sono felicissimo. Sono felicissimo e devo spendere due parole per te, se mi permetti, perché in questi giorni mi hai insegnato molte cose. Lo dico veramente dal profondo dell'anima, ti ringrazio. A te. Grazie mille. E adesso veniamo alla canzone regina, alla canzone vincitrice, che ha avuto tantissimi voti, ma vedete che primo, secondo e terzo sono nello spazio di pochi voti e testimonia quanta affluenza ci sia stata presso le ricevitorie del Totip. Con 5.575.402 voti, il trio Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri Si può dare di più. Sono amico da anni del caro Gianni. Umberto l'ho frequentato poco. Dunque, mi dai il microfono. Io sono molto amico di Gianni da lunga pezza, ne stimo i connotati umani e quelli professionali, perché Gianni è un uomo purissimo. E sono molto contento per questa vittoria. Io sono veramente molto contento per Enrico e per Umberto, però io non riesco a essere contento fino in fondo, perché 5 minuti prima di venire a cantare questa canzone ci è arrivata una notizia che a me mi ha sconvolto, perché Claudio Villa era parte anche della mia vita, perché io ho diviso 20 anni di lavoro con lui, quindi non posso
Per me è una vittoria bellissima perché è la prima volta che vinco Sanremo, però vabbè. È stato un protagonista, un grande protagonista anche questa notte, si può dire questo. Siamo qui a rendere onore ad un grande artista, un artista che è stato discusso perché amava la polemica, che era molto cosciente delle sue posizioni e difendeva ad oltranza. In genere quando si muore si tende a dimenticare totalmente tutto, a fare soltanto degli elogi alle condizioni di vita di chi ci lascia. E Claudio Villa era un uomo molto coraggioso, era molto cosciente delle sue idee, le difendeva con tutta la sua forza, spesso era anche scomodo. Qualche volta anche noi due abbiamo litigato, però c'era questo piacere della dialettica, del confronto, del rispettare le proprie opinioni. Claudio Villa ci lascia un esempio di grande costanza e di attaccamento al proprio lavoro. Aveva fatto recentemente una tournée in Giappone trionfante, mi aveva portato un regalo, un orologio perché potessi trovare gli orari in tutti i vari continenti e nei vari paesi, perché potessi orizzontarmi. L'aveva fatto con grande gioia, era sempre pronto a fare tante altre cose, tanti altri impegni, ed è un grande esempio per chi vince e per chi si afferma questa sera. A questo punto dobbiamo sorteggiare, ecco che stanno arrivando i premi, dobbiamo anche sorteggiare i due cavalli tra i primi e i secondi, cioè tra Toto Cutugno e Morandi. Per noi il pony. Ecco, poi vediamo un po' che cosa succede. Ah, sono due. Dovete scegliere. Scelgono i vincitori. Gianni, scegli quale di queste due buste. Devo proprio farlo io. Questa, vediamo un po' che cosa c'è dentro adesso, è difficilissimo. Pensare ci fosse addirittura il cavallo dentro, Poi levate mai una cosa simbolica. Apriamo, scusate, Ah, tu hai vinto il galoppo. È forte? Forte? È fortissimo, vince. Ha vinto un sacco di... E quindi, per scusa, a Toto Cutugno va il... Aiutatemi, scusate. Va il trottatore. I ricchi e poveri hanno vinto un sacco di corse con il loro cavallo, anche Renzo Arbore, quindi... non con questo cavallo, ma con altri cavalli. Questo è il trottatore per il nostro Toto Cutugno. E adesso i premi. Il sindaco Pippione. Sindaco Leo Pippione e l'assessore Gianmarco Cassini. Ecco il sindaco che consegna il... Prego. Ecco, il primo classificato. Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Gianni Morandi. Al secondo c'è anche una... E questo cosa c'è? Questa è una cosa particolare, una sorpresa. Vabbè, allora dobbiamo passare le canzoni adesso, Penserei di sì. Va bene, allora no, mi metto... Facciamola prima. Dica, sindaco, cosa ci canta? Un'altra occasione, il prossimo festival. Ma io penso a nome della Civica Amministrazione sia un ricordo a Pippo Baldo di queste magnifiche quattro serate. È lo stemma della nostra città, in oro, so che lei non ci tiene i premi, non è un premio, è un ricordo. No, io ci tengo, come? Ah, ecco. È un ricordo di questo festival che credo sia stato veramente splendido, io ringrazio lei, gli organizzatori, la RAI che si è impegnata così a fondo e ovviamente l'assessore che ha lavorato perché tutto questo avvenisse. E via Pippione, viva Cassino, grazie per questo pensiero, ringrazio la città di Sanremo. Bene, è il momento di cantare. Lasciamo in scena la coppia, ma anche voi potete restare, meglio che...